Della conferenza stampa dei nuovi impianti. Roberto Belletti, la CNA si dota di questi nuovi impianti. Che tipologia di impianti sono e come mai soprattutto? Dunque, la CNA ha deciso di investire su questa nuova tecnologia per i propri impianti per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per il raffrescamento, grazie ad una integrazione, ad un mix di varie tecnologie, non soltanto una fonte rinnovabile, ma diverse fonti rinnovabili, utilizzando un sistema fotovoltaico, un sistema geotermico, un cogeneratore ed un sistema brevettato che ci consentirà di risparmiare sui costi dell'energia elettrica, sui costi che la nostra associazione sostiene quotidianamente per far funzionare gli impianti dell'intera sede provinciale. Crede che questa sia una via che possa essere battuta proficuamente anche dai privati e soprattutto vede che i privati sono sensibili a questo tipo di tecnologie? Assolutamente sì, noi vogliamo essere soltanto il punto di partenza perché poi questa tecnologia possa essere utilizzata anche dai condomini o da altre realtà e che le nostre aziende imparino sempre di più ad utilizzare questa tecnologia per un mercato che si apre, che ha prospettive molto, molto, molto interessanti. Presidente Cassani, quindi un mix di energie e fonti rinnovabili per la CNA, che tipo di investimento è stato e soprattutto che tipo di proporzione c'è tra l'investimento e quelli che possono essere i risparmi? Allora, l'investimento è un investimento importante che però rientra in 6 anni. Fra 6 anni noi abbiamo recuperato completamente la spesa che abbiamo fatto, che abbiamo sostenuto, quindi dal 7° anno in poi, se vogliamo dire così, tutto utile, quindi è un investimento estremamente breve come recupero, che chiaramente sfrutta il fatto dei finanziamenti che ci sono per poter fare questa tipologia di impianto. È chiaro che se si chiude questa valvola diventa più complicato. Senza il finanziamento erano 3 anni in più, volevano dire andare a 9 anni, cominciano a diventare investimenti dopo più importante da un punto di vista economico.